Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Ormai affermatissima come cantante, Elodie si sta cimentando anche in svariati altri ambiti del mondo dello spettacolo e non solo. Appena una manciata di ore fa è sfilata sul red carpet della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia. La bellissima 32enne romana ha sfoggiato una straordinaria eleganza in occasione dell'anteprima del suo primo film della carriera. L'artista ha infatti preso parte alle riprese del film diretto dal regista, sceneggiatore e produttore italiano Pippo Mezzapesa intitolato Ti mangio il cuore. All'interno della pellicola di genere drammatico Elodie interpreta il ruolo della protagonista, una donna che si chiama Marilena Camporeale. Come riportato dall'agenzia ANSA, la cantante ha confessato di aver apprezzato particolarmente questa sua prima esperienza vera e propria al cinema. Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. È un po' come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia. Elodie, nuovi progetti in vista, ecco le sue parole. Quello all'interno della pellicola di Pippo Mezzapesa è il primo film in cui ha recitato una parte vera e propria la famosa cantante nata a Roma. Diciamo questo perché in passato, in realtà, Elodie era già comparsa all'interno di un'altra pellicola. Stiamo parlando della commedia sentimentale di Federico Moccia intitolata Non c'è campo, dove l'artista si è resa protagonista di un semplice cameo nei panni di se stessa oltre ad aver prestato una sua canzone, Semplice, per la colonna sonora. Intervistata dal settimanale Chi, Elodie ha annunciato di avere in mente anche altri progetti. Una delle sue diverse passioni è quella legata al mondo del make-up. Tanto che il suo desiderio sarebbe proprio realizzare una linea di prodotti firmati da lei, tutto ciò che faccio è frutto dell'amore che ho per questo lavoro. I progetti sono sempre tantissimi, per esempio mi piacerebbe realizzare una mia linea di prodotti. L'ex allieva di Amici è letteralmente un fiume di idee, la maggior parte delle quali si sono dimostrate finora vincenti. Dalla musica al cinema. Passando per alcune esperienze televisive come quella in qualità di co-conduttrice della 71esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e di Fiorello nel 2021, ovunque la donna è riuscita a rendersi protagonista. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.